E questa volta premieremo i film per la TV. E a consegnare questo premio abbiamo un regista che in un certo filone di cinema è considerato veramente un maestro internazionale. Si tratta di Dario Argento. Ecco qua Dario Argento, che addirittura arriva con 3 Oscar, addirittura. Questi famosi telegatti che simboleggiano un po' l'Oscar hollywoodiano, ma che Sorrisi e Canzoni ha battezzato telegatti. Quindi ne abbiamo 3 addirittura da dare. Comunque voi non sapete ancora chi andranno questi 3. Allora, intanto vi diremo quali sono le nominations, cioè i candidati. Allora, avevamo Capital, che va in onda su Rai 2, Uccelli di Rovo, che addirittura è stato ripetuto 2 volte su Canale 5, e poi Visitors, che è andato in onda su Canale 5, proprio di recente è andato in onda una seconda serie. Allora, vedremo un po' adesso quale di queste 3 serie è quella che è stata la prescelta non da noi, ma dal pubblico che segue le nostre trasmissioni e che ha votato attraverso le cartoline dell'UPIM e di Sorrisi e Canzoni. Vince Visitors! Allora, ritirano il premio Jane Butler, June Chadwick e Robert Englund. Eccoli qua. Hi, welcome. Eccoli qua, certamente li riconoscerete. Hi. Welcome. Jane Butler nella parte di Diana, certamente. Poi abbiamo June Chadwick nella parte di Lydia. E poi qui abbiamo il visitor buono, che certamente ricorderete, quello che in fondo non era poi tanto cattivo come gli altri visitors. Ecco, certamente. Voi capite l'italiano o non capite nulla? I think you want to say something together. Sì. Siamo venute qui questa volta per rimanere. I visitors. Allora, attenzione, perché non hanno ancora pranzato e quindi non si sa mai, è meglio che state attenti voi che siete qua in teatro. Comunque, come vedete, qui ha lo stesso sguardo che ha quando interpreta la sua parte, vero, di personaggio di Visitors, un occhio direi che ti fulmina quando ti guarda. Non so se il nostro regista può fare un primo piano, vero? Qui abbiamo Dario Argento, che sicuramente se ne intende, sicuramente vede che abbiamo qua dei personaggi che potrebbe usare nei suoi film, sicuramente. Allora, senti, vogliamo consegnare questi premi a Jane Butler, ecco, vediamo un po', a June Chadwick e a Robert Englund. Posso dire una complimenti. Cosa? Ho visto Dario Argento eccitato da questo fatto dei visitor, perché essendo lui regista dell'orrore ama molto questo genere, e poi so in particolare che lui si sente molto vicino anche al nostro amico, perché lui è stato protagonista, mostro cattivo, di un film che Dario ama veramente molto, che si chiama Nightmare. Parlaci tu di un attimo di questo film, chi è il proprio, cosa succede, lui che cosa fa, com'è cattivo, che fa? Cattivo ma anche buono. È sempre un po' cattivo, un po' buono. Cattivo e buono. Fred Krueger, The Dark Side. Yes. Sì, con le unghie un po' lunghine. Sempre insomma di queste cose. You like to be a sort of semi-monster. It was fun to do that following to show the other side, because Willy is so gentle and Freddy is so bad. Allora dice che Willy, il personaggio che lui fa in Visitors, è così gentile, invece il personaggio che lui fa in Nightmare è così cattivo che gli dava proprio gusto. He really loved it. Bene, signori, allora ringraziamo i Visitors che sono venuti qui con noi, e dobbiamo dire, speriamo che veramente rimangano con noi, non nel senso che vogliamo essere divorati da questi personaggi, ma perché è una serie veramente molto bella e ci farà piacere rivedere poi la 3ª serie. Facciamo un bel applauso per i Visitors. Thank buon viaggio. So much. Buon viaggio. Vuoi dire qualcosa? Ah, un momento, scusate, perché voleva dire un'altra cosa. Grazie. Sorrisi e Canzoni. Sono molto, molto felice di essere qui stasera. Vorrei ringraziare tutti. Bravissimo. I practiced this all day. Io sono molto felice di essere ritornata in Italia. Grazie. Grazie. Ok. Allora, abbiamo avuto un appendice al ringraziamento iniziale. Diana. Buon viaggio, Diana, amici. Scusi. Ancora qualcosa? Ah, beh, questi visitors proprio, fanno una visita un po' lunga, ma noi siamo lieti. Ho fame.
ho fame. Ha fame? Allora è meglio tagliare la corda qui. Anch'io? Attenzione. Dove è Topo Gidio? Dove? Bene, grazie Visitors. Grazie.